qui al Mercato Nuovo per la convention del PD, insieme al consigliere Abbati, in doppia veste di giornalista e consigliere. Veste di consigliere, mi hai strappato il microfono, ma lo cedo volentieri, questo siparietto è bello. Mi sono voluto, insomma, mettere nei tuoi panni. Allora, consigliere Abbati è una voce costante contro l'amministrazione Molucci in Consiglio Comunale, molto forte, e volevo farle questa domanda. Insieme a Battista della mozione, però dammi il microfono. Lei sa, che ormai ha raggiunto le 13 firme, è stata presentata l'altro giorno. Volevo sapere, ma lei oltre alla mozione è pronto ad andare al notaio per la firma? Io sono pronto a sfiduciare il sindaco in Consiglio Comunale. Non dal notaio, per un semplice motivo. Quando Melucci fu sfiduciato, voi definiste traditori quei 17 che in maniera carbonara andarono dal notaio. Erano i traditori, brutti, sporchi e cattivi. Allora io voglio sfiduciare Melucci in Consiglio Comunale, davanti a tutti, e tutti devono, i consiglieri, devono assumersi le loro responsabilità, nel bene e nel male, politicamente. E questo, consigliere, anche se si facesse alla luce del sole, cioè indicando data, notaio e posto, senza fare i carbonari? No, il Consiglio Comunale, noi siamo nati politicamente in Consiglio Comunale, e se mancheranno i numeri finiremo il nostro mandato in Consiglio Comunale. Dobbiamo dare il Consiglio Comunale e la sede idonea primaria. Poi vorrei capire una cosa, collega Di Gregorio. Le domande le faccio io. Questo SGP come funziona? Ora non va più bene? Io posso, la stavo facendo io la domanda, sì, posso farla? Sì. Lei cosa ne pensa di questa lettera aperta del consigliere Di Gregorio sul SGP, vista anche la conferenza stampa delle società sportive di Taranto? Ma il consigliere Di Gregorio ora parla come Cesare in terza persona? Come Cesare in terza persona? Meglio Cesare che... No, vabbè, che Melucci. Vabbè, no, o Emiliano, un altro zar. Vabbè, allora, ho detto sul SGP... Non faccia il pesce in barile, risponda alla domanda. Il SGP è stato uno spreco di denaro pubblico. Mentre io e Massimo Battista e altri consiglieri dichiaravamo questo immane spreco di denaro pubblico, quasi 12 milioni di euro in tre sessioni, in tre edizioni, voi del PD facevate gli yes men di Rinaldo Melucci. Ma io in questo caso non sono consigliere, io sono... un suo collega giornalista che sta facendo la mano, quindi non dica a voi del PD, perché sennò la gente non capisce. Siamo la casa. Consiglieri tutti e due, perché tu non sei giornalista e io in questa veste sono consigliere, quindi siamo due consiglieri che democraticamente, due persone per bene che vogliono il bene di Taranto e che si stanno democraticamente confrontando. Grazie consigliere, ci vediamo in Consiglio Comunale presto. Il SGP, ho già fatto la mia. Spreco di denaro pubblico? In questa fase sì. E perché no? A prima no? La prima edizione è stata ottima, la seconda è stata un flop. La seconda è stata un flop. Tutte e due è stato un flop. No, la prima volta ha funzionato. Va bene.